Oh, fantastico, mi hanno tolto tutto. Hai fatto un buon lavoro neutralizzando quelle armi. Ottimo. Di nulla, generale. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Riconosco subito un soldato onesto e di buon cuore, ed è per questo che ho scelto te. Purtroppo, mentre tu scalavi le montagne, noi eravamo qui a patire le pene dell'inferno. I cinesi hanno deciso di usare il nostro quartier generale come bersaglio di addestramento, e per un pelo non ci hanno fatto fuori tutti. Maledetti cinesi! Abbiamo perso tanti uomini validi, compreso il comandante della squadra d'attacco, il colonnello Patterson. Oh no, il colonnello! Comunisti figli di puttana. Comunisti! Dovranno passare sopra il mio cadavere prima di arrivare in Canada. Ora basta. Ti ho chiamato per una ragione precisa. Mi dica, signore. Sei meritato una promozione sul campo, soldato. Da questo momento sei responsabile della squadra d'attacco di Patterson. Una grossa responsabilità. Quali sono i miei ordini? Ci sono almeno 3 obiettivi tra noi e il quartier generale cinese. È qui che entra in gioco la tua squadra d'attacco. Ok. Ok, signore. Lo spiegherò solo una volta. Abbiamo sistemato il nostro quartier generale da campo qua giù. Ora che l'artiglieria non c'è più, l'area è abbastanza sicura. E il primo dei 3 bersagli è il deposito dei carri armati Monster. Fai attenzione a come ti muovi. Dovrai attraversare il campo nemico per arrivarci. Sì, signore. Una volta che sei dentro il perimetro del deposito, dovrai distruggere le 2 cisterne di carburante. Il secondo bersaglio è vicinissimo a dove siamo ora. I cinesi hanno un posto di ascolto posizionato sulla cresta di Calliway. Ci sono delle mine abbandonate lungo il percorso, per cui fai molta attenzione e tieni occhi e orecchie aperti. Sì, signore. Imboscate. Devi uccidere tutto il personale per far accedere i nostri ragazzi dei servizi segreti e iniziare la decodificazione. Ho capito. Una volta che hai abbattuto i primi 2 bersagli, devi disfarti di quel maledetto campo a impulsi. Devi attraversarlo e farlo andare in sovraccarico. Solo in questo modo potremo ripulire l'area con i nostri T-51B. Certo, signore. Certo. A meno che tu non abbia desiderio di morire, non mi avvicinerei neanche un po' al campo senza aver abbattuto i primi 2 bersagli. Il luogotenente Morgan è il tuo punto di riferimento durante l'operazione Anchorage. Vai da lui e prendi le ultime cose che ti servono. Sì, signore. Lo zio Sam ha investito un sacco di denaro per farti diventare una macchina omicida. È arrivato il momento di ripagarlo. Vai! Vado, signore. Ed eccoli qua i miei soldati. 2 fucilieri e un cecchino. A rapporto. Beh, sembra che lavoreremo ancora insieme, signore. Il generale Chase mi ha assegnato alla squadra d'attacco. Grazie alla tua promozione, d'ora in poi dovrò usare il saluto. Ah, non ce n'è bisogno. Hai idea di quanti soldati hai salvato distruggendo quelle armi? Lo so. Fate attenzione e seguite i miei ordini, capito? Sì, signore. Quali sono gli ordini? Andiamo a distruggere i carri armati prima. Sì, signore. Stiamo procedendo. Aspetteremo al campo sul ghiaccio. Bravi, ragazzi. Andate. Il campo sul ghiaccio è appena dietro la curva, signore. Rimaniamo qua per il momento. Quali sono gli ordini? Andiamo, attacchiamo il campo di ghiaccio. Attaccheremo il nemico al campo sul ghiaccio. Ragazzi, andiamo! Stai buono! Usano anche gli animali, eh? Fate attenzione, ragazzi! Prendete tutto quello che serve! Se solo avessi scelto... il cecchino. Un'altra valigetta. Soldati, fate attenzione. Entriamo in territorio nemico. E loro ci stanno aspettando. Pure i robottini ci mandano contro, eh? Mannaggia sti cinesi. Ne sanno sempre una più del diavolo. Per fortuna che non sono resistenti. Attenzione, siamo vicini alla base nemica. Eccoli, i carri armati Monster. Dobbiamo farli saltare in aria. Altra valigetta. Che backflip! Sembra che un carro armato sia attivo! Non lo è più ora! Cisterna numero 1! Eccola qua! Una gran bella esplosione, America style! E cisterna numero 2! Ecco fatto! Attento! Finalmente saranno fuori uso per un bel po'. Darò l'ordine alla squadra d'attacco di tornare al quartier generale. Ci vediamo lì! Sì, Montgomery, ci vediamo! Voglio cambiare armi, dammi quelle da cecchino.
Renderò in consegna le vostre vecchie armi, ecco a voi quelle nuove. Grazie. Andiamo alla Mining Town. Sì, signore. La città vicino alla miniera è piena di truppe comuniste, signore. Rimaniamo qua per il momento. Quali sono gli ordini? Andiamo. Attaccheremo il nemico nella città vicino alla miniera. Soprattutto tu, fai un buon lavoro che sei un cecchino. Mi raccomando. Muovetevi, muovetevi. Siate veloci, non fatevi colpire. Togliamo il cecchino nemico. Bravi ragazzi, così si fa. Attenzione. Preso. Ragazzi, muovetevi con cautela. Oh, finalmente un Vertibird. Finalmente del supporto. Come non detto. E una valigetta. Ehi tu, fai attenzione. Ah, maledizione, abbiamo perso un bravo compagno. Abbiamo preso la città, signore. In attesa di nuovi ordini. Proseguiamo, ragazzi. Sì, signore. Wow, questo sì che è un colpo alla testa. Siamo rimasti solo noi, sergente? Porca miseria, che colpo. Mi sa che il tecnico cinese non l'ha proprio visto arrivare questo. Credevi di fregarmi? Non ti devi mettere davanti, quante volte te lo devo dire? Maledizione a te, Montgomery. Così si combatte, maledetto stronzo. È così che si lavora, non si passa davanti alla gente quando c'hai un fucile puntato. Ma come si fa ad avere una simulazione così idiota? Oh, ma guarda, cercano di farci una sorpresa. Peccato che non ce la fai. Oh, ma guarda, ti vedo. Il Gauss Rifle fa sempre il suo sporco lavoro. Sorpresa! Addio a due. Ciao. Anche a te, ciao. Grazie a te, questa sarà la loro fine e non ci saranno più attacchi ai nostri uomini. Sì, ma io non ho ancora finito qui, di tornare al quartier generale. Ci vediamo lì. Ma io non ho finito, aspetta. Ma porca miseria. E siamo saliti di livello, sul campo. Soldati, è il momento di andare sul campo. A quanto pare siamo da soli. Meglio muoversi velocemente sul campo di battaglia. All'interno delle trincee non ci colpiranno. Forse. Soldato, riprenditi. Siamo in guerra. Lo so che è dura, ma ce la devi fare. Stai tranquillo, ti copro le spalle. Soldato, sei libero. E questa sono 9. Ah, cacchio. Attacco a sorpresa, eh? Cucù. No, mi spiace, niente lanciafiamme. Preso. Attacco a sorpresa da sotto. Stronzi. E c'è chi dice che il lanciafiamme non sia buono come arma. In guerra tutto è buono se sai usarlo. Ah no. Niente lanciamissili in queste zone così strette, stronzo. Ecco anche gli elicotteri. Meno male che non ci aveva visto. Non vi dovete mettere in mezzo, maledizione! Quante volte ve lo devo dire? Non la impara nessuno questa lezione. Oh, anche l'artiglieria pesante è arrivata ora. Fatto. Non solo quelli con le power armor sono forti, vero Fra? Eccoci qua, il campo impulsi. Fate attenzione voi con le armature. Ecco qua. Questo è un bel colpo. Ed ecco qui anche l'ultima valigetta. Disattiviamo il campo e ora la via è libera. Addio alla torretta ed eccoci arrivati alla fine del livello. Vedo che siete belli armati, eh? Ti conviene fermarti, generale. Vorrei dirti di fare harakiri, ma ti ucciderò. Certo, certo, come no. E addio, generale. Grazie di tutto.
Ah, simulazione terminata, vero? Va bene così, soldato. Ritirati. Sì, signore. Con la morte del generale, i nostri ragazzi saranno in grado di prendere la raffineria e tornare ad Anchorage. Soldato, hai dato un grosso contributo alla riconquista della città dai comunisti. Ottimo lavoro. La ringrazio, signore. Hai fatto anche più del tuo dovere, recuperando informazioni segrete dal nemico riguardo i suoi piani. Ti rifaccio i miei complimenti. La ringrazio. E con questo abbiamo concluso la prima parte del nostro addestramento. Fai rapporto sulla missione al tuo superiore e riceverai il nuovo incarico. Sì, signore. Ti congedo. La ringrazio, signore. Ah, maledizione, hanno patchato anche questo. Che peccato. Volevo sfruttare un altro glitch, ma non è andata come speravo. Ehi là, simulazione completata, hai visto? Ottimo lavoro, la simulazione è andata benissimo. Ora devi solo aprire l'armeria. Che novità, come promesso, riceverai la tua parte. Prendi quello che vuoi. Se le nostre informazioni sono corrette, c'è un sacco di roba per tutti. Già, peccato che io vorrei di più, visto quanto ho fatto. Signori, siete pronti a vedere un'armeria chiusa da tantissimo tempo? Sblocca l'area di accesso riservato. Non avrei mai detto che un selvaggio c'è. Un selvaggio, che paroloni. Ed eccolo qui, la nostra armatura atomica invernale. Credete di poter prendere quello che volete, vero? Qua sta per succedere un gran casino, te lo dico io. Meglio essere preparati. Però mai che questo locale porti via nulla. Mi pare di aver specificato che non è compito tuo. Fatti chiari, amicizia lunga. Mi spiace, signore, ma tocca a me ora. Non prendo più ordini da te. Tradimento, Sibley, davvero. Non te la caverai facilmente. No, non rinuncerai alla tecnologia per cui abbiamo rischiato le nostre vite. Non te lo perdoneremmo mai. Brucia all'inferno, traditore. Ci vediamo lì. Fatelo dire, come comandante non sei granché. Sapevamo tutti che sarebbe finita così, vero? Già, mi dispiace, Olin. Ma tutta questa roba bella mi appartiene. Oh, cosa abbiamo ottenuto? Prototipo di modulo Stealth Boy, eh? Ah, maledizione, sono troppo pieno. E anche la spada di Jingwei. Questa mi appartiene come? Me la sono meritata. Mi sa che siamo un po' troppo oltre il peso trasportabile, vero? Già, non si spreca proprio nulla. Non penso che gli dispiacerà se prendiamo tutto. Beh, signori, grazie di tutto. È il momento che io me ne vada. Sembro un maledettissimo detective così. Mi scusi, è successo un casino di sotto. Potrebbe indicarmi dove trovare una carovana?